Con il primo Info Day Napoli Smart City, seminario dedicato alla mobilità sostenibile organizzato questa mattina nella sala aggiunta del Comune, la città si prepara ad accogliere la nuova edizione di EnergyMed, il salone internazionale sulle fonti rinnovabili in programma alla mostra d'oltremare dall'11 al 13 aprile. L'incontro è organizzato dal Comune con l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente per illustrare le modalità di fruizione dei nuovi incentivi statali destinati agli enti pubblici e privati che intendono acquistare veicoli a basse emissioni. Il Comune di Napoli, che ricordo ha già firmato un'ordinanza per consentire dentro la ZTL l'ingresso dell'auto elettrica, si sta organizzando per dare ampia pubblicità a questi incentivi. Sono soldi, uno può cambiare la vecchia auto e prenderla con uno sconto, una pulita, non solo elettrica, proprio per favorire una mobilità decisamente più sostenibile, meno inquinante e più silenziosa in città. Il weekend della mobilità sostenibile prosegue domani, 16 febbraio, al Vomero con il Bike Day. Dalle 9 alle 15 in via Luca Giordano i cittadini potranno provare i veicoli a due ruote ad energia muscolare ed elettrica ed informarsi sulle ultime novità del settore. Dalle classiche biciclette vintage a quelle a pedalata assistita, protagonisti saranno i veicoli a basso impatto ambientale, come scooter e piccole auto elettriche. Siamo particolarmente orgogliosi come città di Napoli di aver ricevuto nei giorni scorsi allo SMAU un importante riconoscimento come il progetto più originale tra le città del Mezzogiorno in tema di Smart City. Perché ciò avvenga c'è bisogno appunto che si diffonda la cultura su tutti i segmenti, su tutti i settori di intervento. Sono iniziative che riguardano la mobilità, riguardano la qualità dell'aria, riguardano il ciclo dei rifiuti, riguardano l'edificato, gli spazi urbani, gli spazi verdi da recuperare. Quindi diciamo è un insieme di iniziative che devono essere realizzate, ma devono poi essere percepite e fruite dai cittadini.